Ciao, sono Majo. Quello che andremo a vedere oggi insieme è un FMV, ovvero un full motion video, ovvero un videogioco interpretato da attori veri che recitano. Un film interattivo, si direbbe. Intitolato The Bunker, ovvero il bunker, ovvero il luogo in cui ci si va a nascondere quando si ha paura di una calamità molto importante, come un'esplosione atomica, piuttosto che un terremoto, piuttosto che quello che volete voi, insomma un bunker. Dicevamo attori veri, Adam Brown per esempio, che ha recitato nell'Hobbit, o Sarah Greene in Penny Dreadful. E la scrittura è una cosa molto importante per un film, e quindi è stata affidata agli sceneggiatori che avevano lavorato anche per Soma, The Witcher e Broken Sword. Quindi non ci resta che vederlo con il tempo che abbiamo a disposizione, visto che si tratta di un long play. Se non ce la fate a vederlo tutto insieme, spezzettatelo, tanto YouTube vi tiene il segno. E adesso vi auguro buona visione. E iniziamo. 3 luglio 1986, QG Bunker Nucleare Segreto, Inghilterra. Personale governativo e militare 58. La nostra Wales Interactive tira fuori sempre questi belli FMV. Sicuramente l'azienda più specializzata nel settore. E su questo ha anche investito, perché insomma il cast non saranno attori hollywoodiani, però. Sta partorendo? Come respira, direi di sì. Oh, stanno facendo partorire in un bunker? Eccoci. Ai 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 ai. E noi interpretiamo il bambino, va bene. Aia. Mega fallout nucleare. Personale governativo e militare 59. Quindi un numero dopo, se eravamo 58, ora siamo 59. Ah, è la quantità di persone. Ok, sono ritardato, ok, scusate. E adesso ce n'è una in più. Fossero dei compartimenti con vari bunker, invece no, è il numero delle persone dentro. Bene. Personale governativo, anche bambino? Porca miseria. Chissà con che grado si nasce. 30 anni dopo, ok, allora ci sta davvero e sia lui. Giorno 10.998, volete farvi i calcoli? Direi 30 anni circa, visto c'era scritto. Ma non ce n'è bisogno, cioè è un film, non c'è da fare granché. You've got to say it again, John. You can't leave me alone, Mom. Still be here. Always be here. And you've got to say it again. As long as I stick to the routine, I'll be safe. As long as I always be here. Stay in our rooms, I'll be safe. As long as I don't go outside, I'll be safe. That's it. Good boy. What time is it? Bleeding time, Mum. Yes. Per non scegliere cosa leggere?
Allora, abbiamo le guide a come vivere dentro un bunker nucleare domestico, la Bibbia e Treasure Island. Questo direi di no, la Bibbia, ok, sta schiattando, però dai, cerchiamo di tirarla su in morale, dai. Andiamo sull'isola del tesoro. He was concealed by the time behind another trunk. He might be watching. Mama. Hanno preso Sara Greene, che è una bella figliola giovane, per fare questa piccola parte in cui partorisce e poi dopo è vecchia e muore. Però l'altra è vecchia. Avrà partorito, aveva 30-35 anni, da 60-65. Lui 30 non li dimostra nemmeno, sembra un cinquantenne fra un po'. Vabbè, è un film comunque, quindi sospensione della realtà. Teniamolo bene a mente. Mi sa che ritorniamo a 58 persone. Invece di 59. Allora, la routine ci dice che dobbiamo fare cose mediche tipo prendere vitamine e dosimetro, non so cosa sia di preciso, poi c'è la radio, check delle radiazioni, cibo e la madre. Partiamo con la routine medica. Armatura delle medicine. Come vedete è molto più interattivo rispetto ad altri giochi della Wales Interactive tipo Bloodshore o The Complex. Molte più cose da cliccare. Gli altri si limita più ad avere delle scelte. I wonder if my radiation level is safe. Però lo scopriamo. Se vedi una vite attraverso quel vetro, vuol dire che le radiazioni sono a posto. Radiation is just over 70 mR. That's acceptable. Bene. Quindi abbiamo un radiation check fatto. Puntalo pure. Questo, perché non me lo spunta? Abbiamo fatto il dosimetro allora. Questo lo sapevamo. Adesso andiamo alla radio. Eccola qua. Qua ci viene dato dei numeri da segnare. Allora c'era scritto tuning, avevo letto Turing ovviamente in onore di Turing, che ci stava tra l'altro. Ma stai cercando di captare, ragazzo. Niente. Andiamo anche alla radio. Radiation check, anche se mi sembra sia già fatto. Operativo, si chiama Davis Robert. Survivors 1? Siamo solo noi? O no? Tutto a posto. Ok, tutto a Bunker posto. radiation is normal. Ma siamo soli, Survivors Good. 1. Questo non è buono come segnale. Il radiation check lo segniamo, adesso andiamo a mangiare e poi andiamo a pregare sulla tomba della madre, che se Survivors 1 vuol dire che non è I need viva. to choose my food first. Ok, possiamo scegliere fra queste bellissime lattine oppure queste ottime lattine per finire con queste fantastiche lattine, quindi in Peas and carrots, un'escalation. I suppose.
So that makes 27 years. Oh, morirai prima dei 60 anni anche solo di fame. E si mangia e si caca insieme, perché insomma, voglio dire, ottimizzare è la cosa più importante. Che bellezza. E il cibo è andato. Possiamo spuntare e andare dalla madre a piangere. Oh mio Dio, cosa ha fatto della madre? La lascia lì? Certo, non potendo uscire dal bunker, però cazzarola, fai qualcosa. Il drawing I did for mom. L'horror psicologico è dentro la testa del protagonista, in realtà, perché c'è altro che possiamo fare oltre a vedere un disegno fatto per la madre? Quindi direi che... Devo leggere a mamma. Bene, non sei neanche tanto pazzo. Allora, leggiamoci questo e magari dà qualche nozione importante. As soon as the shelter is occupied and the outside doors closed. It should be closed down immediately following the attack to prevent the filters blocking due to the air following the blast wave being contaminated with dust particles both from the ground and from any falling buildings. These particles will not be radioactive. Similarly, the ventilation should be shut down when the fallout is expected. Ok, va bene, le classiche procedure da bunker, cioè tieni tutto chiuso, ventila più possibile, areare prima di Krishna. O no? Dobbiamo rifare le stesse cose ogni volta? È tipo ricomincio da capo? Ok. Ci lasciano fortunatamente skippare le cose da cliccare, tanto tutti i giorni sono le stesse cose. E sicuramente sarà ancora più alto quello che era 70. Sarà peggiorato di sicuro. Radiation is nearly 80 mR. Stanno salendo, era ovvio. È chiaro, se sei l'unico sopravvissuto da 59 eravate, vuol dire che è proprio salubre l'ambiente non è. Quindi ci sta che si schiatti prima o poi. E non credo si muoia di morti random. Vabbè. Cosa buona che c'è più cibo essendo da soli. Sì, dai, performiamo il check. Ok. Fantastico, tutto ok. Meraviglioso. Ora sì che prima no. Check se è fatto il food, ora mangiamo qualcosa di diverso giusto per toglierci lo sfizio di non fare carote e piselli. No, ancora carote e piselli. 3 months and 13 days left. Ti hai messo a contare tutta la roba che c'è e quanta ne mangi al giorno, tanta roba, mamma mia. Tra l'altro quant'è che è morta lei, perché è scheletrica addirittura, vedete? Ma più un aspetto al di sotto del lenzuolo, facendo l'isola del tesoro. Emilio Salgari, ho detto un'enorme cagata. Mette neanche più di cliccare. Ah, di Stevenson, ok, non di Salgari. O Salgari o Salgari. Penso che cambierà qualcosa a livello di prima o poi capteremo la radio di qualcuno. Per ora è una partenza molto lenta e ripetitiva, ma confido nel fatto che questo serva anche a farci entrare un po' nello spirito della follia totale che vive quest'uomo, che tutte le volte è abituato a mangiare e cagare. Radio? Niente. Questo va troppo veloce, forse io andrei più lento, dico la verità. Stai switchando troppo velocemente. Ok, performa. Non si può più cliccare niente, fa da sé. Vai. System error. E chiamiamo subito l'assistenza. Ah no, wait. Perché system error?
Oh madonna, c'è da seguire la procedura. Cazzarola. Perché sistema error? Era tutto a posto il giorno prima. C'è tutto andato a puttana in un giorno. Fatemi capire. Si passa dal tutto meraviglioso a oh mio Dio, è tutto a puttane. Where's the manual? O ce l'hai dalla mamma il manuale? Vai, trova la prima, e botta di culo! Procedura 23, 6, 7, qualcosa? Non gli ho dato così tanta importanza ai numeri, onestamente. Il manuale dice, in caso di avaria del server, fare annuncio che la rete elettrica sarà staccata per lavori di manutenzione, ma fare l'annuncio siamo soli. Trovare il quadro elettrico del magazzino del livello 2, identificare fusibile E, O, I, A, U, A danneggiati. Quindi quanti più fusibili ci possono essere danneggiati. Posizionare il fusibile o i fusibili sostituiti. Staccare la rete elettrica, aspettare 10 secondi, sostituire il fusibile danneggiato, riattaccare la rete elettrica e eseguire un controllo del sistema. E secondo voi io mi ricordo tutte queste cose? Ma non ci penso nemmeno che mi ricordo tutte queste cose, ma figuriamoci se. Find the fuse box level 2. Find the fuse box level 2. Sì, ci aiuterà sicuramente il soldatino, va tranquillo. Premi per vedere i collezionati di giocattoli. La mamma. Oh, il mio preferito. Ci ho messo anni a farlo, a fargli le braccia. Ah, ok, fantastico. Ah, c'è scritto anche in italiano sotto. È fantastico, non l'avevo letto. Ok, abbiamo preso il soldatino della mamma. E adesso, pazzi come Norman Bates, possiamo dirigerci verso il livello 2 alla ricerca dei fusibili. Quindi, io ne so di dove siamo. Oh no? Oh no? Ma è la stanza giusta? Non sei mai uscito di qua? Poi scopre magari che c'è un party, di là sono 200.000 persone. Non abbiamo la chiave, ma ci sono altre stanze, fortunatamente, questa qua. La room 1 che è aperta. E si trova. Ah, è quella con la madre. Avrà addosso la madre, dovremmo saccheggiarla, se è una cosa terribile. Bisognava delle armi, fantastico. Le lui in stile Rambo, però anche con la chiave inglese, eh. E un giorno vorrà volare via con un palloncino. Scritto Greg, credo. Delfini e quant'altro. Ok. Primo no. Secondo. Ecco la chiave. Ta-da! Un monte di cianfrusaglie. The key. Now I have to leave. Dai, leva, leva. Ma ci siamo, vediamo anche il cassetto in fondo. Magari c'è tipo un bazooka. Me l'aspetto sempre il bazooka dietro l'angolo io. Che cos'è? Nulla, non si può prendere niente. Che tristezza. È uno stetoscopio. Ciao, ma vado a giocare nell'altra stanza, eh. Dai, dai, ce la puoi fare. Dai, che sei un uomo adulto adesso. Che racconta ancora le favole a una mamma scheletrica, ma adulto. Dovremmo fare l'annuncio secondo il manuale. Dobbiamo seguire la procedura. Il primo passo dice di fare l'annuncio e stacchiamo la rete. Come fai? Io mi immaginavo un bunkerino. C'è un film in stile The Cube, spazio piccolo, angusto, invece qui siamo in un vault stile Fallout.
Ah, si ricorda di quando era piccolo e giocava. Piccolo ce l'hanno fatto uscire dalla stanza. And I've taken the spoil supplies off and spit it out. 14 months at best. If we carry on as we are, 8 months. No, avevo finito il cibo, ovviamente. Dr. Hart, on bare minimum we might make 14. And bare minimum means? I didn't like to press him, but scurvy, rickets. Christ. Ben. Then we all just withered away to skin and bone. Maybe I should have just left the hatch open and gone for a nice stroll in the fresh air instead. What do we do? We tell people everything's all right. It's not all right. One whiff of this and you'll have your throat slit over the last tin of peaches. Is that the way you want to die, Sam? Fighting over scraps? We could just cut your wrist now and the rest of us will split your rations. Chin up, man. It's 10 minutes until the next bulletin. La situazione non dà poco. E lui ne era testimone. Il piccolo Greg si chiama. Boh. Chiameremo Greg fino a prova contraria. Infatti sarei curioso di sapere come si alimenta la corrente elettrica a distanza di tutti questi anni in cui lui non è uscito mai dalla stanza, cioè tutto ha funzionato perfettamente in maniera del tutto autonoma, c'è un generatore, qualcuno ha rifornito il generatore, cioè... Boh. A livello 2 dobbiamo andare, quindi a livello 2 siamo andati. A livello 2 dove troveremo un quadro elettrico nel magazzino. O almeno la nostra speranza è questa. Accendiamo la luce, se no si vede una mazza. E dobbiamo trovare il magazzino. Che boh, potrebbe essere qua. Come fa a ricordarti che era livello 2 il magazzino? Perché ho fatto una foto col cellulare alla pagina in cui diceva cosa fare, si sa mai. Ve lo consiglio, in questo tipo di giochi ci sta sempre, quando si gioca all'escape room o roba del genere. Allora, questo potrebbe essere il magazzino perché c'è il simbolo dell'elettricità, o quantomeno ci potrebbe essere il quadro elettrico. Poi mi dirà che mi manca la roba di sicuro. Sciarpame, musica. È molto bella, ma non è il momento della musica. Quindi push. Illuminata a giorno. Allora. Scatole fusibili? I should make the announcement. Devi fare l'annuncio, certo. Sei da solo, ma fallo. Tanto sei pazzo. Chi ti controlla per queste cose? Fallo, fallo. Fai l'annuncio, vai. Tanto si fa l'annuncio. Da qua? No. Allora, level 2, main office. Electrician office, ok, l'abbiamo trovati. Main office. Sam. Ok, Sam è cordiale, mi sorride. Bene, siamo contenti di aver trovato Sam. E adesso andiamo a vedere Commissioner's Room, se è quella che ci permette di fare l'annuncio. Olè. With the greatest respect, sir, we've been up all night. It's been 10 minutes since I had to cover Vera's face. But is it radiation sickness? I don't know yet. The nearest proper lab is under 10 tons of radioactive rubble, and I have to make do with a microscope. It's all right, George. We'll run some tests, Mr. Bishop. Is anyone else showing signs? Yes, 6 others. Quarantine them right away. Mom? No? Se sapevo facevo questo non lo cliccavo. What's the matter? I can't sleep. It's all right. You know if you stay in your room you'll be safe. Era il mantra di sua madre praticamente. Stai nella stanza, stai nella stanza, stai nella stanza.
Se non avessi leccato, forse parlavano ancora e ci avrebbero detto cose interessanti, ma purtroppo. Ok, questo è l'armadietto del militare. Devo fare l'annuncio! Attention, the mains power is about to be switched off for maintenance purposes. Le procedure. Che bello. Voi l'avreste fatto l'annuncio anche da soli? Fine ci sta, di ruolo ci sta perché è pazzo. Cugino regionale 5.1, 12 ottobre 86, ore 15.13, osservazione sulla sicurezza, notazione di FV Harley. Preoccupante residuo di colore marrone attorno alle guarnizioni della paratia, batte la pesca che numero, non so che fare, il composto di gomma non dovrebbe ancora andare incontro a deterioramento, ha segni di corrosione da contatto. A meno che i cowboy non abbiano usato formaggio in fiocchi al posto del composto VX, il che non mi stupirebbe visto il modo in cui è stato costruito questo posto. Viene stato costruito dagli americani. Risposta di C. Bishop. Nulla che si possa fare, non abbiamo guarnizione di ricambio, quindi ci attacchiamo e tiriamo, come si suol dire. L'annuncio l'abbiamo fatto, si è riaccatta un'altra statuina, quello è il commissioner, il sovrintendente, lui non piace a nessuno. Ok, c'è altro? Sì, questo, ma direi che non si può fare granché, forse accenderle. Ovviamente non c'è nessuno, siamo da soli, quindi... Bene. Possiamo uscire? Fatto accendere da questo e spegnere da quello, mi pare, vabbè. Comunque uguale. Possiamo andare in quest'altra stanza, che è la stanza del dottore, immagino. No. Stanza del batte la pesca. CB asks clarification purpose of meeting. AB puts forward petition from 18 residents keen to institute post of morale officer. It is felt that CB is not il report della riunione. Communicating current status of bunker to residents. CB makes point that any responsibile morale volevano. Status will be communicated very clearly to all residents when it becomes relevant. In his view, no need for new position. AB cites two safety incidents and asks committee if they were aware. All but FH, DM, SC are unaware of said incidents. CB says neither incident is cause for immediate concern. No need to raise panic in difficult atmosphere. Calls on FH to clarify incidents. FH agrees not of immediate concern. AB raises point that lack of trust in bunker hierarchy is causing morale issues. More clarity and openness needed. CB reiterates appointed hierarchy and his belief that no need for additional officer. If any critical incident comes to light, all will be made aware. Requests enter meeting as urgent business to attend to. Morale della favola, il militare si è opposto fortemente a quello che chiedevano, ovvero di avere un supporto di un'altra cerchia di persone a livello morale. Let's say, for example, the hit on Reading was one megaton. Quindi hanno tirato delle bombe atomiche sull'Inghilterra, sull'Europa in genere, la parte nord dell'Europa. Hanno preso la Francia, hanno preso la Germania, hanno preso buona fetta del nord dell'Europa. Maybe 80,000 injuries from the blast and the fireball. That's just to start with. Prevailing wind direction here is northeast. Fallout scatter would be huge. It's likely to drift all the way out past Cambridge, past Norwich even, out to sea. The total number of casualties? Unimaginable. Ok, quindi è davvero tipo Fallout, non si può uscire perché c'è una bella botta di nucleare fuori. Mi piace questo stato tecnico, una bella botta di nucleare. Being silly. I'm not.
not just me, Evelyn. If there's a leak, it's all of us. Okay. Allora, abbiamo fatto quello che dovevamo, a sto punto andiamo di qua per poi capire che non abbiamo il materiale che ci serve. Sicuramente ci manderà da un'altra parte, ma questi sono dettagli da videogiochi. Vai, riproviamo. Perché il passaggio numero 2 era sostituire i fusibili rotti. Cliccabile qualcosa? Non è cliccabile, una mazza. Ok, mi devo avvicinare. Ok, uno è verde. Shut mains power off. Ok, devo staccare la corrente. Oh, come si fa? That's the damaged one. Ah, questo è quello rotto. I need to turn the power off. Ok, dobbiamo staccare prima la corrente. Da dove si staccherà? Non lo sappiamo ancora. Forse da qua sopra? No. Torniamo sui nostri passi. Alla ricerca dell'arca perduta. Alla emergency stairwell? No. Il terzo livello c'è la war room addirittura. Fantastico. E boh, chissà dove si stacca la corrente. Lo scopriremo in qualche modo. Allora, io ho il problema che mi perdo anche su me stesso. Communication from Bunker HQ Site 3, Corsham, Wiltshire. Prime Minister delivered safely before blast hits. 4,013 government ministers and civil servants, including cabinet office, local and national government agencies, intelligence and security advisors logged in. Shortage noted in domestic support staff. Guess they didn't make it. All facilities operating normally. Checks carried out in infirmary, bakery, primo ministro non è soddisfatto della situazione. Stronzo. Storerooms, office space, living accommodation, maintenance areas and workshops. How big is that place? Trust me, he gets into this sardine tin. Ottimo. Prime Minister unsatisfied with living. Sono 50 persone che hanno cercato di entrare nella dalla porta posteriore, ma non è richiesta un'azione violenta. L'attività è cessata dopo l'esplosione. Quindi il gioco dell'impiccato alla parola prigione. Probabilmente ci servirà per qualche cosa da sbloccare più avanti. Boh. Quindi il primo ministro è stato qui comunque. Non ci sono andato, vero? E invece sì, era dove ero stato finora. Ma mi domando che differenza ci sia fra andare... Ah, ok, non era il cliccare qui, è cliccare qui. Un comodo. Allora, report regionali. Lettini, stazione di terra remota 4.1, ultimo contatto 17 ottobre 92, censimento sconosciuto. Le provviste scarseggiano, si combatte, sovrintendente Rodans morto. Ok, quest'altra censimento sono 48, nota trasmissione addio, carburante molto scarso. 133 però è dell'89, sono roba più vecchia. Fuga di radiazioni.
25, sempre l'88. Richiesta d'aiuto a varia del sistema di areazione. Ok. Medical Reports. Abbiamo addirittura dal 96 qualcosa, quindi... Oh, Taylor Vera, 46 anni, decesso, sconosciuto, autopsia senza esito. Harley Carol Elizabeth, 39 anni, causa decesso, insufficienza gastrointestinale acuta, possibili disturbi da radiazione. Ottimo. Log personale. Visto personale, Colin Sam, 9 dicembre 96, andrà tutto bene, ok, forse bene non è proprio la parola adatta, ma abbiamo provvista sufficienza per farcela, di questo sono sicuro, se restiamo e reazioniamo il cibo ce la possiamo fare. Certamente nessuno di noi ingrasserà qua giù, ma a me farebbe pure bene perdere uno o due chili, ok. E qui c'è la lista delle cose che ci mancano, probabilmente, andremo a leggerle in italiano. Le cose che mi mancano, uova e patatine, fare il bagno, il mio letto, il sole caldo sul collo, l'erba, cioccolato, Natalie, le cose che odio, sardine, la cozza e bunker e il livello 5. Il livello 5 è quello dove c'è il sistema di raffreddamento, fondamentalmente. Quindi se si va di qua, arriviamo a questa zona e noi dobbiamo staccare la luce, che sinceramente non ho capito come si fa a fare. Probabilmente non è da qua che si fa. Proviamo a scendere ancora di più. Vediamo che succede. Dai Greg, raccappati. Allora, giù non si può andare e... su, sì. Magari mi dice non devo andare neanche su e devo capire a quel punto come si stacca la corrente, però, perché mi auguro sia a livello 3. Fra l'altro, livello 3 dove abitavamo noi è dove c'è la sala della guerra, insomma, fondamentalmente, quindi... Di qua che c'era, non me lo ricordo più, la sala con la mamma? Ah no, oddio, sono proprio rincoglionito allora. Torniamo su. E questo è un time sink. Torniamo su. Ok. A questo punto, se nella nostra stanza c'è qualcosa. Allora, no, direi che non abbiamo niente qua. I'm not sure I can do this. Sì, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Ya può fa. I need to find the fuse box on level 2. Ma quello l'abbiamo già trovato in realtà. There's nothing in there I need. Andiamo a livello 2. Ma è come togliere la corrente il problema. Livello 2 e andiamo. Lo provavamo prima, ma non ho capito bene come si stacca la corrente. La cosa più ovvia era quella manovella sopra il quadro elettrico, ma non era cliccabile, quindi mi chiedo come si possa in qualche modo andare là. Ora ci proveremo. Proviamoci, va? Non guardare con sospetto una porta come se fosse un mostro alieno, eh? Dai che ce la fai. Poi dove trovare i fusibili chissà, però intanto già capire dov'è l'area cliccabile, vai. Questo non è quello che devo tirare?
l'unica cosa che mi fa fare è andare avanti di qua. E questo. Allora, qua non mi fa fare nient'altro, no? Giusto? I should turn the power off first. Ho capito, devi staccare la corrente, ma come si fa? Shut mains power off. Bene, poi clicco sull'ultimo e mi dice che è quello danneggiato. That's the damaged one. Perfetto, meraviglioso direi. Ma da dove si stacca la corrente? A questo punto direi non da qua. Oh, è due ore che dico è questo, ma non me lo fa fare. Ora è apparso. Ma io boh. Locate replacement fuse. Ok, vogliono che prima metta il fusibile, ma pure a rifarmi male a mettere un fusibile con la corrente attaccata. Here's the replacement. Uff. That's the damaged one. Sì. Bene. Stacca la corrente allora. Dai. Dai, Greg, su! Ma che si può far notte qui, eh? O no? Sono, non fa sì che si possano aprire le porte, vero? Ma i bunker sono sempre in sicurezza, vero? Fusibile. Fatto fusibili enormi. I can switch the power back on now. Vai, riattacca la corrente ista, che c'entra gente se no qui. Adesso torniamo al nostro computer su e controlliamo lo status, direi. Questa potrebbe essere un'idea. Che è sto rumore? No, infatti non lo è. Che cos'è sto rumore? E che è successo? Cosa si è piantato? Perché? Why? E che cos'è sta transizione? Please be okay, please be okay. Io ok, ci proviamo. Abbiamo spento e riavviato. Per forza ok ora. Ok, 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 ok. Fantastico. No, filtraggio dell'aria no, eh. No, no, no. Di tutte le cose proprio il filtraggio dell'aria. No, radiation detected. Ci vuole la tuta. Che però mancava nell'armadietto che avevamo visto. C'era scritto NBC suit. I need an NBC suit before I can go to level 4. Capito? E non ce l'abbiamo nell'armadietto, vero? No, però abbiamo una comodissima camicia. Bene. E non ce l'aveva nemmeno il commissioner. E questo è preoccupante. I need to find an NBC suit. Sì, ha bisogno di trovarla, ciccio, sì. La camera della mamma. Tutto ciò per sopravvivere due secondi da soli, eh. Allora, no, qui non c'era. Come devo riparare il fusibile? Stai dicendo? No, 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 questo non ci serve. Non ce ne frega nulla dei tuoi disegni ora. Sì, l'abbiamo visti, bravissimo. Complimenti, volevo dire se avevi qualcosa di utile nei vari cassetti. Ci abbiamo nulla qui? Non ci abbiamo niente, neanche gli occhi per piangere. Sotto una bella NBC suit, no, eh? Magari ripiegata nella scatola qua, niente. Vabbè, sei inutile. Sei inutile. Ma la madre lì ancora. Pesante come poche. Quindi scendiamo a livello 2.
se non vado errato, stiare il sistema di raffreddamento e la gestione della ventilazione è livello 5 o al 4, come diceva, e forse al 5 c'è solo quella del raffreddamento. Però tanto cerchiamo questa NBC suit, andiamo nell'armadietto e ci facciamo dire oh no, non c'è, e poi nella speranza ci dica ah, mi ricordo di averne visto un'altra da qualche altra parte, di andare da quest'altra parte, perché se no le speranze si riducono al lumicino. Tanto perché ha detto devo riparare il fusibile, e il fusibile abbiamo già riparato, non si sa. Dai. Lo so che non c'è, ma spero mi dica. Ok, dimmi che c'era un'altra parte. No. Ottimo, ti voglio bene anch'io. Aspetta, da magari nel monitor da qualche parte. Appoggiata in una camera da letto? No, eh. Va bene. Che tristezza. Qua c'era? Papinoma. Controllare, perché prima non era il nostro focus d'attenzione, non è appoggiato. Insomma, c'è un'altra statuina. Dottore, si prende cura di tutti i soldati feriti. Ok. Ma a me in questo momento non me ne sbatte una mazza, perché il nostro problema è più grande e non riguarda queste cose. A questo punto io direi che possiamo provare a scendere al livello 1, se mi ci va. E mi ci va. That doesn't sound good. No. Tra l'altro viene da giù il rumore, mi pare, quindi... Ok, scendiamo. E fate anche il seno oltre alle mani, oltre alle braccia, quindi proprio realistica a bestia. Air condition filter c'era scritto. Livello 3. Ah, giustamente perché sono in negativo, ok, sì. E più si scende più sale il numero, e più si sale più scende il numero, perché ci avviciniamo allo 0, ok. Mi aspettavo un meno 2, meno 3 per intendere in quel modo, ma comunque livello 3 sia. Il livello 3 è quello dove c'è la war room. Quello che io pensavo fosse livello 3 era il livello 1, quindi dove stiamo noi. Ok. E infatti c'è la war room, eccola qua. C'è un soldatino. E un battente più coraggioso che ho chiamato Rocky. Ok. Flashback. Forse. Poi war room di che? Hanno bombardato l'Inghilterra. Te ne stai lì e zitto. Non esci fuori tanto. Mr. Churchill, it's an honor, sir. Lui sente tutte le discussioni di sgamo. What couldn't you tell me yesterday? There's no hope for any of them. I don't know. It's not radiation poisoning. The water's clean, the air is clean. It's not the food. And yet the symptoms. Can't shake the feeling that someone is up to something. Damn it, George. We don't have time for your fantasies. You need to figure this out with facts. We don't know where this thing comes from or how it will spread. We have no cause. We have no cure. We just don't have the resources to deal with it. There is no help. There is no cavalry. It's just us. So get yourself together and fix this. Do you understand me? What's that? Cooling system. I'm sorry, Mr. Bishop. I'm just on edge. This place is full of ghosts. Okay.
What we don't know for certain is the contamination levels. We can calculate the likely fallout and its effects, but we don't have any good model for anthrax spore spread, or even how it's affected by radiation. Look, we do know from reports at AE3 in Oxford that anthrax was used in Wave 3. We've just got no idea of the extent of it. It's not as if we can go up and test anything. We can't even count the bodies. Ok, andare di là, guardare questo. Ok, c'è il numero di morti. Azzarola. Il riporto ci dice semplicemente che ci sono le comunicazioni che sono andate, uguale di questi sono in attesa del report da Westminster. Ok, adesso l'abbiamo visto, quindi possiamo andare di qua. Allora, qua che c'è? Forse si trova davvero l'NBC. Oh mamma mia, cos'è questa cosa? Perché lui ha questo flashback? Tizio con l'accetta. È bello il tizio con l'accetta. Linee guida di sicurezza per la tuta NBC Nuclear Biological Chemical. Nell'evento di contatto con radiazioni nucleari, i seguenti oggetti sono essenziali per protezione: lista componente, abbigliamento protettivo, che è la tuta NBC conforme a bla bla bla, guanti stivali e casco, equipaggiamento per la respirazione, maschera antigas, respiratori, purificatori d'aria, rilevatori di radiazioni, contatore Geiger, modello bla bla bla, protezione fornita, altissimo livello di protezione fornita per polmoni, pelle, occhi, da distanze chimiche, da sostanze chimiche solide, liquide, nucleari e gassose. Assicurarsi che la tuta non sia usurata o non abbia strappi o buchi. Prima dell'utilizzo, assicurarsi che le tute e le cerniere, che tutte le cerniere siano chiuse bene prima di entrare nell'area contaminata. Ok, contatore Geiger. Vai, prendi il contatore Geiger, su. E poi direi che possiamo lasciare questa stanza. This door only opens in an emergency. Vabbè, direi che tutta la vita è un'emergenza qui. Comunque, se proprio non la vogliamo valutare in quest'ottica. Adesso andiamo a livello 4, quindi scendiamo ancora di più. Cioè saliamo di... scendiamo ovviamente. Scendiamo a livello 4 e vediamo con la tuta... Ma indossa la tuta? Te la devi mettere, Greg? Greghino, te devi mettere la tuta? Sì, anche quella, Greg, anche quella. Tra l'altro non hai un bel visino, oh madonna, perché hai questi ricordi? Cioè, lui si ricorda di qualcuno vestito così che ha ammazzato un botto di gente? Probabilmente per via delle scorte di cibo e la notizia che sarebbero morti tutti, e quindi ha detto, ma sai che, visto che dobbiamo morire tutti, gli elimino il patimento di morire di stenti. Livello 4. Io la verità pensavo che a un certo punto avrei trovato delle persone, però ancora no. Proprio tutta in solitaria, c'è qualcuno nascostissimo da tempo. Non so come, non so dove, non so perché. Ma me l'attendevo. Qualcuno è entrato di sgamo, tipo. E invece è proprio l'angoscia di essere soli in questa situazione di merda e essere anche un po' andati di cervello, quindi... Immaginate di nascere in un posto del genere. Ok, allora, che c'è qua? C'è una luce? Appiccia la luce. Ok. Air filtration unit check, day 18th of October 95. 1611, checked by PJT. My infiltration unit running okay.
cleaned out and replaced filters. Check back up just to be okay, sure. Ok, va bene. Readings are a bit high. Fondamentalmente ci dice che al ritmo a cui stavano andando i filtri venivano cambiati più spesso. Amstrad, in realtà, si era davvero a fosfori verdi. Anche se questa è una sovraimpressione. Situazione critica, ha individuato guasto. Sistema di filtraggio dell'aria principale è stato attivo, prestazione in filtro 71%. Filtro rotto o ostruito, sostituire il filtro immediatamente, immediatamente si sa quando l'hanno scritto, interrompere pressione alla valvola principale prima di continuare, quindi dobbiamo interrompere la pressione. Sistema di filtraggio aria, stato non attivo, prestazione filtro. Ovo. Bene. Premendo invio, abbiamo spento un computer. Se non è realismo questo, ditemi voi. Soldatino, l'ho trovato. Chi è? Vale, me lo dici subito, questo chi è? L'ingegnere. L'ingegnere, aggiusta tutti i problemi nei piani che fanno paura. Accident book. Accident report. Ho eseguito test programmato, l'unità di filtraggio principale. Le radiazioni sono troppo alte, in uscita. Run scheduled test of backup filtration unit. Red levels. Quindi filtri non bastano. Over 500 rem. Red lights across the board. I thought it was a duff filter. Tried a new one. Same. Sacrificed a Geiger. Stuck it on a rod and ran it round inside the casing. We've got contaminated dust clogging the lower hex duct. God knows how it got in. Might be a hairline. Or maybe the filter just couldn't cope with the levels being so much higher than we expected. This is really, really bad. Without taking this apart, cleaning, resealing, and okay. Niente sistema d'emergenza di filtraggio, quindi se si rompe il principale, cicciaetti le cicce. Non parlare, Frank, se no spaventi la gente, ok? Lui c'ha questo modo molto militare di dire teniamo tutto insabbiato. È meglio così. Solo il primo era cliccabile? Era solo il primo, sì. Mi dai il tasto per andare indietro? Non mi dai il tasto. Devo davvero cliccare prima qui per poi uscire? Ah, ti odio. Ok. Andiamo qua. È la valvola principale per la pressione, quindi se la andiamo a disattivare teoricamente, come c'era stato detto, dovrebbe essere cosa buona e giusta. Se lui ce la fa, sarà abbastanza diretta. Ok, qui il time event dove c'è da cliccare. Bene, intanto abbiamo chiuso la valvola. Passo avanti l'abbiamo fatto, tanto l'aria non veniva comunque ventilata per bene. E vitaccia, caro Greg, direi. Tanto questo sì. Un tasto per evidenziare tutte le cose cliccate. No, ci deve arrivare per intuito, ok? Questo ci dice che c'è le radiazioni. Basta? Ci fa vedere solo un simbolo delle radiazioni? C'è nulla di cliccabile? Non ci posso credere. Quindi bene. Mamma mia, il computer Geiger sta avendo un'erezione, sta avendo. Ci sono i filtri. Da vederli. Non sarebbero neanche messi così male, però sì. L'altro, l'altro ci avrà un buco grosso come un pallone del 5.
Bene, così a occhio direi che questo ha più problemi dell'altro. Proprio due buchi enormi, uno piccolino, insomma. Cioè, questo non filtra più come un tempo. Cosa ci vuol fare? Prima ti devi liberare di quello. E per liberarti di questo basta buttarlo in un posto random? No, forse va buttato qui dentro. La discarica della merda. Due. Il dottore Geiger continua a fare il suo scricchiolio. Ce la fa prendere bene bene. Abbiamo un altro filtro dopo di questo, poi andremo come le sigarette di un tempo, ovvero senza filtro. E ci attaccheremo anche di molto. Vai ciccio, vai a mettere il filtro. Come riaprire la valvola? Il problema non mi sembrava il filtraggio dell'aria, mi sembrava che fosse impazzita la conduttura, cioè l'aria andava da tutt'altra parte. Un filtraggio al limite filtrava male, ma l'aria doveva uscire comunque correttamente, non lo so, non mi convince sta cosa, però se così fosse ci provo comunque. Vai Greghino! Faglielo vedere te al sistema di filtraggio chi è che comanda. Non mi dica che si rompe anche la scala, eh. Non mi fa rompere la scala, eh. Quick time event incoming. Non la rompere, eh. Greg. Niente. Madonna, Greg. Mamma mia, Greg. Una scala di legno e ti sei fratturato una gamba. Ma si può? Greg, riacchiappati! Greg? Greg? Presidente? 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 Si è spezzato tutto ora, Greg. Gente che entra nella porta? Lui ruba le chiavi, gente che lo insegue armato. Tomae, forse. Ti schiatta a terra. Questo è lui adesso che torna su tutto distrutto e nel frattempo c'è un po' di flashback notevoli. Torna su per fare cosa? Per ritornare alla sua vita nella stanzetta? Mai direi che possiamo andare un po' ovunque. La stanzetta è un limite adesso. Cosa indica la luce accesa? Come in emergency? Riacchiappati Greg, riacchiappati! Tra un po' torni nella tua stanzetta, ti metti a mangiare le scatole mentre caghi. Ma si è rotto un braccio? Ha steccato. Poi ritorna, Greg. Se te lo stecchi, poi ritorna. Non ti preoccupare. Se non abbia una brutta frattura scomposta, allora lì ritorna uguale, ma è un po' peggio. Thank you.
Guarda se trovi un antidolorifico. Fatti di morfina, che ne so. Ah, frattura scomposta! Arg. Non so in che modo l'ossigeno mi possa aiutare, ma prendiamolo. Respira, respira. C'hai il naso viola. Ora antidolorifici, steccatura e riposo, eh. Dolorio. She can't have had a white cell count so low yesterday and then understand it. And she's no better. Vomiting, bleeding, diarrhea, liver failure, it's got to be. It can't be radiation sickness. Look, these. Of course it can. This place probably leaks like a sieve. It was built by the lowest bidder. No one thought there'd be a room. Fantastico scoprire sta cosa. Your bishop said that we'll be safe here, but honestly, George, do you believe him? I'm sorry. La mamma è stata l'ultima a morire qui dentro. We've all been under a lot of pressure. Non avranno la radiation sickness, però si sta decomponendo la pelle. That top left. You and Evelyn had it for Mrs. Harrison. Yes, but there were two unopened bottles there on Monday. We have to keep on top of the stock. We can't have. What is it? Nothing. It doesn't matter. No, potrebbe smettere di vomitarmi sangue addosso, per favore, eh? Non è carino, eh? Non glielo dico, non è carino per niente. Dai, lavati, disinfettati, fasciati, steccati, prendi le droghe. Beh, sì, ci sta il dolore, in effetti. Il dolore è tanto. Fanno male, si è rotto il sinistro e lui è destro. Le pinze. Un righello per farsi la steccatura? Puoi fare? Stecchi da una parte il righello e dall'altro delle pinze? Ma non avevi nulla di meglio delle pinze? Le pinze le potete usare come pinze? Mi sembra un'idea così valida. Vabbè. Cioè, capisco la disperazione, ma il righello è perfetto, le pinze no. Cioè, le pinze no. Cioè, trovo una barra di qualunque cosa, anche d'uranio magari, visto che c'è molta radioattività da cui fare una bella steccatura a base d'uranio. Ci stava da morire. Cioè, proprio nel senso stretto del termine, fra l'altro. Così siamo a posto. Nella lavata, nella disinfettata, una steccatura morbida che non serve a una sega. Cioè, questo è il massimo che riesce a fare, Greg. Ed è già tanto che ti abbiano consigliato gli omini del tuo cervello di fare questo, evidentemente. Olè, olè. Oh, il livello 1 è andato a puttane. Sta acceso il computer da sé. Ok. Ma filtraggio d'emergenza non c'era. Com'è possibile che ora c'è ed è attivo? Chiappati, Greg, su. Torna in te. Cos'è che mi viene incontro? Le radiazioni.
sta scappando dalle radiazioni. E questa è una personificazione dell'effetto radioattivo. Radiation. La gente voleva entrare da fuori? No. Oh Cristo. Keep your damn. Ma siamo John, non Greg. I was just exploring. Oh John. I want that door sealed shut immediately. For Christ's sake, Margaret. Keep your little shit in his quarters before he explores the wrong place and gets us all killed. Seal that door immediately. Okay. Non è per niente ok, però facciamo andare bene. Allora, possiamo andare di qua o di là. Allora, qua è la direzione verso la quale stava andando il tizio a cui hanno sparato. Di qua è dove non doveva andare il tizio, quindi io andrei di qua. È chiuso, serve... Ah, questa è l'uscita del bunker, quella posteriore. No! Io volevo solo vedere che oggetto era, non è che volevo mettermi a toglierlo. Poi fra l'altro non è della misura giusta. È che sono sigillato, non è della misura giusta. Al di là del sigillato. Please put the oxytanks back in the cupboard and lock it when you're done with the weld. Don't get Bishop on my back about this as well. Be sparing with fuel. We'll need to cut ourselves out again someday, God willing. Ok. This is overkill and a... Non ne frega nulla, quindi si prende questo, lui fa quell'operazione che non ci serve. Ho trovato l'infermiera, spende cura di tutti i malati, pieni di sangue. Ah, vuoi uscire dal bunker? Senza neanche la tuta di decontaminazione addosso? Ma veramente? Pazzo scriteriato. È un pazzo scriteriato. Allora andiamo di qua. Andiamo verso morte certa. Sì. Si è chiuso a chiusura stagna, c'è un motivo. Non chiudere. Vabbè, chiudi. Vai, cazzo ti pare allora. Oh, cosa hai pestato? La lampadina? Nel vetro. Ci siamo già stati con la madre qui. Well done. Well done, love. We're safe now. What we are now, I promise. Oh no. E chi è questo? Allora, vetralotta era dovuto a questo, ma tanto non riesce a spaccare con un'ascia una porta blindata di quella misura, però il vetro l'aveva increspato lasciando una piccola fessurina dalla quale passavano le fantastiche radiazioni. Quindi grazie tante. E mo? Ma so cazzi.
E... ah, è cliccabile, pensavo su una cutscene. Finally been able to take some proper readings from the RA14 sensors. They show we have a range of 700 to 1000 rads for anyone exposed to the atmosphere. Ottimo. What does that mean? Well, che è troppa significa. Anything over 200 rads can be fatal. No. How long before it's safe to go back up? Ah, circa 65.000 anni. Se non hai furia. Yes, yes. 20 to 30 years. That's... troppo rispetto al cibo. Can we last that long? Ah, sì, sì, abbiamo cibo. Oh, voglia sì. Yes, it'll be all right. 14 mesi sì, ma dovrei fare poi. Giusto quei 28 anni e mezzo senza mangiare niente. Mom? It's all right, darling. Everything's going to be fine. Questo senza capelli mi sembra averlo visto in Game of Thrones. Soldato Bishop. Ok. Allora, radiazioni hanno aumentato la loro portata. The escape hatch must be in here somewhere. Direi qua. No, Churchill fumava i sigari ma ci ha salvato in guerra. Quindi era una persona cattiva perché fumava i sigari, però era bravo perché ci ha salvato dalla guerra. Un'altra mappa diversa da quella che avevamo visto prima. Greenwich. C'è l'uscita. Non c'è nient'altro di cliccabile, quindi no. Ok, andiamo all'uscita allora. Hai ragione, è un ottimo motivo per cui non uscire. Non ci avevo pensato. Sei un genio. Però c'è da spostare questo e tu hai un braccio solo. Quindi come ti aiuto? E ti aiuto male, Ciccio. Cioè, se questa è la botola. Hatch. E quindi? È una botola. Bene! Ci fa piacere ci sia una botola. E? Ma mi dice c'è adesso una botola da qualche parte e spacco tutto. D'emergenza che porta Hatch. Ma fai qualcosa. Non c'è nient'altro di cliccabile, cioè che gli devo fare? Di là non ci vuole andare, di qua non c'è nulla. Mi sta sfuggendo qualcosa qua evidentemente. Anche no. Che cliccare su qualcosa qui mi sia vitale, ma ne dubito fortemente. C'è qualcosa qua allora di cliccabile. Manco morto. Non voglio uscire, ci sono le radiazioni. Ok. The way out è questo. Ma devi spostare sta geggio sopra. Qua! Odio ste cose. Hatch. Ah, dovevo ricliccarci due volte. Se no di suo non lo faceva. Io boh. Ma perché devi fare pressione sul braccio rotto? Hai un braccio sano! Ma fallo con l'altro! Ma perché? John, che prima ti chiamavi Greg, ma perché? Greghino, altresì detto John. Infatti, ma perché tutta sta sofferenza? Potevi usare l'altro braccio? Che è una steccatura, è più farlocca non esiste, stai perdendo più litri di sangue. Altre radiazioni, muori fra 20 minuti qui. Perché hai lasciato poi la tuta?
Meglio una tuta parziale che non aver nulla. Caro John. Non è fatta male. Ma la botola ti fa andare ancora più giù. Che c'è un tunnel poi che ti riporta su. Si può distrarre un secondo che qui c'è da cliccare. Tagliatelo sto braccio e falla finita. Due cose cliccabili. Dall'altra che serviva. Adesso andiamo ancora più in profondità. Livello 5, infatti. Livello 5 è quello del sistema di raffreddamento, se non ricordo male. Scopre alla fine che è tutto un esperimento del governo e non c'è nulla fuori. Mi incazzo, eh. Gente che è morta a cazzo di cane qui e poi non era vero nulla. Quale bestemmia. La torcia. Prendi la torcia. Vada se funziona anche magari, perché nel dubbio, sai. Vedi, avere due braccia, John, sarebbe stato utile. Invece spaccarsi con una frattura scomposta un braccio. Vai, Johnny! Fa neanche cliccare, non ci si prova nemmeno? No, ci rinuncio così. No, Johnny. Johnny, mi deludi, eh. Io te lo dico, eh. Sei una delusione così, eh. No, delusione così, Johnny. Johnnino, eh. Che si fa sti versi? Un'altra botta, si va ancora più giù. Andiamo nel cratere della Terra. Nel nucleo. Guarda, di sicuro in quel modo tu l'apri, sì. Abbiamo già provato a scappare qui una volta? Questi ricordi lui. E chi ci sta inseguendo? Come abbiamo fatto a sopravvivere? E soprattutto, perché eravamo qua? Aiutarla anche nei flashback, perché se non lo facevano, moriva nel passato e non succedeva tutto quello che è successo dopo. Ma sta arrivando con la lentezza che neanche di zombie nei film di serie Z proprio. Ok, usa le forbici, usa la statuina della mamma per aprire la botola.
Prova con le pinze, prova con qualunque cosa. Non provare con la staffina della... No, mi sembra un'idea del cazzo. Cioè, ma perché ci dovresti riuscire? Cioè, ti ci faccio anche riuscire magari cliccando, ma perché? John, lo sappiamo entrambi che è una vaccata questa, vero? Vabbè. Originariamente c'era un aggeggio di metallo durissimo, invece l'abbiamo aperto con il niente. Accendi la torcia, su. Oh no? No, la statuina della mamma è rimasta su. Ma allora sei un demente. Era meglio di un coltellino svizzero. Guarda quella massa informe. Per un attimo sembrava essere dentro il corpo umano. Dove riappariamo? È stato molto più facile con due braccia, effettivamente, sì. No. Magari ti può camminare per bene, eh. Ti ha rifatto male alle gambe. Chiusa. Era ovvio, era troppo accanto a noi. Non andare verso la porta. Ah, c'ho io le chiavi. Ah, in un flashback precedente avevamo noi le chiavi, se non ricordo male. Che è successo? Thank you for the key. But why would I give you a way out, Margaret? You and the little rat. Not going to leave. Qui la soluzione unica è che lui sia morto in questa scena, perché se no non ha senso. Cioè, non saremmo potuti rimanere con lui vivo, quindi lui muore ora. Per forza. Se l'ammazziamo noi probabilmente. Per salvare la mamma? Cosa non lo so, qualcosa di pesante direi, a occhio. Oppure con la pistola, sì, la pistola. Oddio, no. Nella linea di tiro così prendi lui e lei, quindi non so quanto l'avrei fatto volentieri. Però insomma, che lui morisse era abbastanza chiaro, se no non si poteva provare ad andare oltre. Tra l'altro, un morto che respira, è incredibile. Come ha fatto a morire e respirare? Bravissimo, sta attore. Sì, l'hai ucciso, dai. E salvare la mamma e te stesso. Quindi va bene, ci sta. Insomma, magari se ci fosse ancora la pistola, io prenderei del dubbio. Vero, non c'è nessuno, ma. Permette di aprire fuori, spaccare serrature. Uccidersi in caso di imminente morte sofferente. Allora, è tutto rosso ormai, quindi direi che siamo nell'unico punto senza radiazioni, poi l'uscita, le scale. Ma allora abbiamo questo, sicuramente non ci permetterà di fare granché. Ok,
abbiamo una cella frigorifera. Ci sarà un codice. E? Questa porta è fatta di cartone. Una volta la fila si imbarca. Ok, sono dei bottoni sanguinati, quindi la cosa più probabile è riciccare quelli. L'ordine non lo so qual è. In basso a destra, in alto a sinistra, più a destra, più a sinistra. As long as I'm here, I'll look after you. Nothing can hurt us now. Yes, Mom. Astia. Cioè, se non c'ero io a ammazzare il tizio, eri morta te, ma comunque va bene, dai. Diciamo che credo a quello che dici. Allora, tornando a noi. Abbiamo un tastierino numerico. Il movimento che ha fatto è tipo questo. Mi sembrerebbe. There's blood on the keypad. Sì. I need the code. Ho capito, non è quello? Ma questo è pigiato due volte, forse. Maybe I can work out the code. I don't know the code. So che non lo conosce, dobbiamo trovare, quindi dove lo troviamo? Blood. Sì, l'ho visto. Soon this place will be full of radiation. Ho capito, Ciccio, come ti aiuto? Dobbiamo trovare il codice, si va a tentativi, si va. What's the code? Dal movimento che ho fatto mi sembrava questo, ma dici di no? There's blood on the keypad. I need the code. Maybe I can work out the code. I need the code. Allora, il sangue all'inizio era fresco. Poi è sceso. There's blood on the keypad. I don't know the code. Maybe I can work out the code. Allora, prima è questo sicuramente. Poi questo, poi due volte questo. No. Ah, c'è chi sei, che imbecille. Un poco cretino sono. È questo il codice. Non vedevo il 6. È in ordine decrescente di quanto era impregnato di sangue il bottone, ma il 6 proprio non mi era sfuggito. Sembrava che un codice fosse. Un tasto fosse stato pigiato due volte. Pensavo che il 3 l'avessero rimarcato più volte. Vengono stoccati tutti morti. Adesso un odore di dire nauseabondo è fare un complimento alla fragranza. E tu svegliati, dai John, su. John Fu Greg. Allora, in contemporanea stettero tutti molto male, tranne appunto Bishop, che lo vedo che sta meglio degli altri. Era lui che rubava delle reazioni di medicine e le usava in qualche modo. Gli unici altri a non stare così male siamo noi e nostra madre. Quindi lui voleva eliminare probabilmente ogni traccia di quello che c'era lì. Oh, via. Si è messo questo vestitino addosso per venirci a inseguire. Ha una lentezza incredibile, ma è quello che ha fatto.
e ora dobbiamo ritrovare lui perché mi ha il mazzo di chiavi. Almeno credo che questa sia quella che c'è da fare. Ah. Oh, è vero che non c'è la frigorifera, ma è passato degli anni. Non so che grado di conservazione possano avere. L'ho trovato o no? Da cliccare, sì. Zippa, zippa. Vai a ricordarti qual è, non si sa, però. Che schifo. Ma che schifo! Ma prima di infilare le mani a caso così, non potevi aprirlo tutto per vedere se era lui e a che punto del corpo infilavi le mani? Sono dettagli, ma sono anche importanti. Ciccio. Sono tutti nella tua testa, dai Nino, dai, le radiazioni arrivano, su. Help, vai. Perché devi passare di là? Mi sono perso qualcosa, perché devi passare di là? Non poteva riuscire dalla porta, sarà richiusa? Braccio solo. Sono assorto nei miei pensieri, mi sono perso evidentemente in questa porta a chiusura stagna seratizia. Ma sì, ma spacca di tutto. L'idea è: rimanete nel bunker perché il mondo fuori è radioattivo, esci dal bunker perché il bunker è radioattivo, ma fuori c'è la radiazione, quindi dove cazzo vai? Bollente. When you reach level 5, find the ventilation hatch. Look for the hot pipe, but make sure it's the one with the warning label, John. Then open the top. Oppure quello dove ti bruci e lo capisci ancora più facilmente. Fast as you can. As fast as you can, John, promise me. I promise. You've got this. You understand. You'll remember. Good boy. Be careful. Lui ha lasciato sto vasetto lì. Quello con l'indicazione aveva detto anche. Thank you.
Okay. Provato. Lo fa evaporare? Che roba è? Ok, ha messo il liquido per farlo evaporare là, davanti all'impianto di ventilazione. Cercato di ammazzare tutti e loro hanno preso un antidoto per avere più risorse e campare loro facendo morire gli altri, perché di fatto a un certo punto sentono tutti male, tranne lei, il figlio e il tizio appunto. Bishop. Cioè lei per salvare il figlio ha detto ammazziamo tutti in modo che si possa uscire? Pesante, eh? Per quello stavano male tutti insieme. Ah. Cazzo Arola, che decisione. Una decisione drastica. Bella tosta da prendere. Però di conseguenza sai anche dove ti trovi adesso, quindi non manca molto per tornare dove eravamo prima. Chiavi ce l'hai, la steccatura fatta bene pure. Non muori di setticemia. Un po' diventa rosso anche questo. Facciamo le stairs. Cazzo ne so qual è quella giusta. La verde. Verde sa di buono. Forse era la rossa devo mettere. Nel caso di emergenza. Un'altra chiave, vabbè, la rossa allora dai. La rossa, la rossa. Ma che ne so qual è? Ma come faccio a saperlo? La rossa sta per emergenza forse. Le butti in terra le chiavi, ma ci hai messo un'ora per prenderle, ma tienitele, ma mettitele in tasca, non hai le tasche? Perché ci sono queste cose nei film? Hai una pistola, ammazzi uno con un mitra, lasci il mitra in terra e tieni la pistola. Hai un mazzo di chiavi, lo lasci in terra, ma perché? Sai una sega se altre chiavi ti servono dopo. O se ti riserviranno per rientrare dentro nel caso in cui tu stia uscendo, ma che ne sai? Scala e l'uscita. No, la mappa diceva così. Io sono sicuro, me la gioco quanto volete, che esce fuori il mondo è normale. Ed era tutto un esperimento governativo. Sarò paranoico. Dai, le scale, su. E metti da cliccare, è ovvio, devo fare solo quello. C'è l'uscita dopo le scale, quindi scale e uscita. Non credo di dover trovare grandi difficoltà ormai. I have to keep going. Sì, certo che devi keep going. Ovvio non ti devi fermare. Però se hai buttato le chiavi e ti servono per l'ultima porta sei un cretino. Tappilo anche perché l'ultima porta, essendo quella che collega all'esterno, non credo sia una porta in legno o semplice, oddio. Riacchiappati, riacchiappati. Riacchiappato. Dai, Johnnino, su, fallo per la mamma, su. Keep moving. La vera domanda è com'è che sua madre e lui non siano usciti a suo tempo dopo aver ammazzato il tizio. Ma che stai dicendo? Chi è che mi tiene?
tutto nella tua mente, John. Su. Tascala è il boss di fine gioco proprio. Luce. Cioè, se questa porta è una porta normale che non ha bisogno di chiavi né nulla, che senso ha? You can't leave me, John. Stay with me. You promised you belong here. Everything I did. Ah, ma gli ha promesso la mamma che non usciva. Supplies off and spit it out. 14 months after that. Margaret, where's the lead date for the vet? Vet top left. You never let it from Mrs. Harris. Questo ritmo che l'unica era far ammazzare tutti e rimane solo loro. Ma a questo c'eravamo già arrivati. Questo te l'hai già fatto vedere. Mom? Ho capito, poi ci muoio comunque di fame qui, fra 27 anni. Vado via comunque. Ti voglio bene anch'io, ma mi fai morire di stenti comunque, quindi fammi uscire. John, non rimanere nel bunker. Mi deludi, eh? Te lo dico. Dai. Fermo, vai. Vai! Ma che scherzi per davvero, fermo una mazza. Le, perché voglio vedere la teoria mia se era vera o meno. Perché se c'era le radiazioni durano per un bel po'. Non è una cosa che se ne va in 10 minuti. E basta? E non lo posso sapere, ma che è un film di Nolan? La trottola che continua a girare o meno? No, ma davvero non me lo dicono? No. Neanche nei titoli in fondo c'è qualcosa di esplicativo? Noise. Respira e basta. E quindi questo The Bunker si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, fate quello che volete. Io vi ringrazio per il tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!